Associazione Noema e Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte rendono omaggio a Josquin des Prez, uno dei più grandi polifonisti del Rinascimento europeo e tra i massimi geni della storia della musica. Inizieremo da Milano, prima tappa del soggiorno italiano dello stesso Josquin, attraverso le voci di Alberto Cavalli, Filippo Del Corno e Daniele Filippi. E proseguiremo verso Roma e Ferrara, che hanno accolto successivamente il grande polifonista Franco Fiammingo. Lo faremo attraverso gli interventi di Walter Testolin e Carlo Fiore. Ci addentreremo nell'opera e nello stile compositivo di Josquin e alle parole verrà intrecciata la sua musica nell'esecuzione dell'ensemble del Labirinto. Quando Josquin des Prez arriva a Milano, trova una città profondamente innervata da una grandissima vitalità artistica, culturale, e di fatto la città di Milano in quel momento è davvero una delle grandi capitali europee, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo dei linguaggi artistici e della creatività. E di fatto Milano ha avuto spesso nella sua storia questa caratteristica, ovvero sia di essere un luogo straordinariamente fertile per permettere a donne e uomini provenienti da tutto il mondo di far esplodere il proprio talento creativo. E Josquin des Prez è la dimostrazione di questa funzione che Milano ha, perché sia pure nel brevissimo periodo in cui vive appunto nella nostra città, sviluppa una straordinaria quantità di rapporti e di dialoghi con persone che appunto lavorano nel campo delle varie discipline creative della città. L'influenza poi che Josquin des Prez avrà nella storia della musica è enorme ed è impossibile sintetizzarla in pochi minuti, ma quello che vorrei invece ricordare è il fatto che proprio la sua presenza a Milano dimostra la straordinaria circolazione internazionale che al tempo avevano le idee e naturalmente le donne e gli uomini che quelle idee incarnavano e portavano avanti. E in alcune città, in particolare, questo fervore creativo diventava anche una straordinaria occasione di intreccio, di dialogo tra arti e discipline diverse. Chiaramente è difficile documentare oggi quale sia stato il livello di relazioni che Josquin des Prez ha potuto costruire a Milano, in una Milano che era davvero animata da un dibattito proprio pubblico relativo alle arti, alla cultura, al pensiero creativo di altissimo livello. Certo è che noi possiamo leggere nella esperienza compositiva che poi ha caratterizzato l'intera vita di Josquin des Prez, proprio un momento fondante in questa sua permanenza a Milano, in questo suo dialogo con tutti gli artisti e tutte le arti, nel segno davvero profondamente coerente di ciò che ha rappresentato e incarnato quell'epoca storica nell'Europa e soprattutto in alcune delle sue città principali, tra le quali appunto Milano. Thank you.
è una Milano straordinaria, quella nella quale opera Josquin des Prez, una figura che sembra incarnare perfettamente il motto impresso su una delle imprese della famiglia dominante degli Sforza, Merito et Tempore, la famosa impresa della scopetta. Grazie al talento e grazie al tempo che avrebbe dovuto dare loro ragione, le dinastie prima dei Visconti e poi degli Sforza erano riuscite a portare avanti una politica non solo militare, ma anche culturale, davvero unica nell'Italia di quei tempi. Forse unica non è la parola, perché questa aria che si respirava di desiderio di mettere insieme bellezza, profondità, cultura, filosofia, scienza, permeavano moltissime delle corti italiane del tempo. A Milano, in quegli anni, tuttavia, accade qualcosa di veramente singolare, che Josquin, lavorando in questa città, percepisce, apprende, trasmette e rende audibile nelle sue composizioni. È una Milano popolata da personaggi del calibro di Leonardo da Vinci, è una Milano all'interno della quale operano grandissimi artigiani che fin dai tempi di Francesco Sforza erano stati chiamati in questa città per realizzare qui gli oggetti più belli e più preziosi che avrebbero ornato le corti di tutto il mondo. Fin dal 1452 Francesco Sforza aveva aperto la città ai talenti dei più straordinari artigiani che da tutta Italia si muovevano e si spostavano per venire qui a realizzare le produzioni auroseriche per i tessuti, per i merletti, per le cosiddette res frixarie, quindi quegli accessori preziosissimi che rendevano ogni abito non solo straordinario da un punto di vista estetico, ma anche significativo da un punto di vista politico. La bellezza diventa un messaggio politico per la dinastia degli Sforza. E chi, se non Josquin des Prez, riesce a sintetizzare nella sua arte vertiginosa questa atmosfera di attività febbrile, certo, ma anche di ricerca di una bellezza profonda, operosa, discreta nel senso che si svela e si rivela man mano che si entra nel suo significato. Questo è Josquin des Prez, questa è la Milano che Josquin conosce, questa è l'impresa Merito et Tempore che oggi vediamo inverata 500 anni dalla scomparsa di Josquin. Con il talento si lascia un segno nella storia, un segno che è in grado di vincere lo scorrere del tempo. Milano e Josquin, un rapporto segnato da tante discussioni storiografiche e anche qualche equivoco. Perché? Perché si è pensato a lungo che Josquin fosse arrivato a Milano nell'orbita della Cappella Musicale del Duomo. Questo in seguito a ritrovamento e interpretazione di documenti che il musicologo Claudio Sartori, proprio qui nell'archivio della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, aveva fatto. E in base a questi ritrovamenti di documenti da lui interpretati, aveva dedotto che Josquin fosse stato cantore a lungo nella Cappella del Duomo, il che aveva tutta una serie di conseguenze sulla cronologia di Josquin e del suo rapporto con Milano, naturalmente.
A partire dagli anni 90 dello secolo scorso, invece, sono emersi nuovi documenti e nuove prospettive di studi che hanno mostrato una prospettiva diversa. Quel Josquin era un omonimo, non era il nostro Josquin des Prez. In realtà, Josquin arriva a Milano nell'altro grande polo di vita musicale, cioè la Cappella Sforzesca, la Cappella Ducale. Qui serve una piccola digressione, come era nata, soprattutto per volere del duca Galeazzo Maria Sforza, nei primi anni 70. Galeazzo vuole emulare le più prestigiose corti d'Europa e quindi le più prestigiose cappelle musicali, capaci di eseguire polifonia, la musica più complessa e raffinata dell'epoca. E quindi non lesina spese per procurarsi i migliori cantori. Porta a Milano alcuni dei maestri franco-fiamminghi più celebri all'epoca, come Loisier Compère e Caspar van Verbeke, tra altri. Gli studiosi concordano che Josquin fu a Milano certamente nella seconda metà degli anni Ottanta, diciamo circa dal 1484 al 1489. Ed è interessante la coincidenza con l'arrivo di Gaffurio, il maestro di cappella del Duomo, che proprio prende servizio in Duomo nel 1484. Dunque, Josquin è a Milano in quegli anni, trova un ambiente segnato da queste due polarità musicali, la Cappella Sforzesca, la Cappella del Duomo. Di quella Cappella Sforzesca, che tanto fece parlare di sé e tuttora fa parlare di sé i musicologi, gli amanti della musica polifonica di quest'epoca, non avremmo nulla, avremmo perso tutto per le vicissitudini della storia che segnarono la storia di Milano, in particolare dei successivi decenni, se non che una parte di questo repertorio è conservata nei libroni dell'altra istituzione, della Cappella del Duomo. In quei libroni troviamo la musica di diversi autori che erano presenti nella Cappella Sforzesca e troviamo anche la musica di Josquin. Non però, curiosamente, nei primi due libroni che il maestro Gaffurio fece allestire nei primi anni 90, quindi proprio a ridosso della presenza di Josquin, ma troviamo opere di Josquin invece nel terzo e nel quarto librone che furono realizzati dai copisti coordinati da Gaffurio nei primi anni del XVI secolo. Il Tu Solus ricorda composizioni di altri autori appunto associati a Milano e quindi, sebbene non sia conservato nei libroni del Duomo e in altre fonti associate a Milano, appartiene a questa temperie e per di più cita in un modo unico in questo repertorio una chanson di Ockeghem, quindi in un mottetto sacro, di argomento sacro, di grande tensione spirituale, inserisce questo riferimento tra amor sacro e amor profano, un tocco davvero josquiniano, un tocco di raffinatezza estrema. Secondo alcuni studi, Gaffurio volle addirittura riprendere alcuni elementi del contrappunto del Tu Solus in un altro suo mottetto e sarebbe questa un'ulteriore testimonianza del rapporto fra i due. Peraltro Gaffurio, in uno dei suoi trattati, allude proprio a una sorta di discussione tra lui, Josquin e Caspar van Verbeke, un altro dei musicisti sforzeschi, come a ricordare proprio l'incontro straordinario di personalità musicali che avvenne a Milano, presumibilmente nei secondi anni Ottanta, se non in altre occasioni. Oh.
Milano, insomma, è per Josquin una tappa importante, un luogo dove trova una cultura musicale vibrante, segnata da personalità autorevoli, da Verbeke allo stesso Gaffurio, maestro del Duomo. Vi trova un'elaborazione stilistica interessante, a cui dà il suo proprio contributo, rielaborandolo da par suo, e, grazie anche alla protezione della famiglia Sforza, fa di Milano la tappa intermedia per un percorso che poi lo porterà a Roma, alla Cappella Papale, meta importante per qualunque musicista di quest'epoca. Certamente il saper cogliere il lato nuovo non è cosa da tutti, anzi è privilegio riservato al genio. Basta un poco di pazienza, si lascia al tempo l'incarico di dare l'ultima mano e il moderno sarà ben presto antico. Sembrano parole fatte apposta per Josquin des Prez, un compositore che, come gli altri della sua generazione, si produceva scrivendo brani di grande, media e piccola dimensione. Quelli grandi, le messe, scritti in cinque parti, sono come delle cattedrali di musica. Quelli di medie dimensioni, i mottetti, in una, due, raramente più parti, sono come dei polittici o degli affreschi. Le chanson, in unica soluzione, su testi profani, sono come le miniature sui libri privati e i ritratti di famiglia. Però, diversamente dagli altri compositori della sua generazione, Josquin ebbe la fortuna di venir diffuso in talmente tante fonti, manoscritte a stampa, pregiate per i decori e per il valore delle loro tecnologie, da godere di una fortuna esorbitante rispetto all'epoca. Tanta fortuna che spinse non soltanto i musici a praticarlo e a cantarlo per decine di anni, ma anche gli editori, chiamiamoli così per l'epoca, a produrre molta musica attribuendola a lui e producendo un fenomeno di false attribuzioni che ha fatto accapigliare molti musicologi fino ad epoche recenti, che ha creato un fenomeno curioso che già all'epoca hanno riconosciuto personaggi come Baldassar Castiglione, per esempio, o altri che nei loro testi hanno riconosciuto la peculiarità di personaggi dell'arte il cui nome, la cui firma, il cui brand, diremmo oggi, furono talmente importanti da valere quasi più delle opere stesse. C'è per esempio un passaggio tratto dal Cortigiano di Baldassar Castiglione, testo capitale del Rinascimento italiano, che spiega alla perfezione un fenomeno di questo genere. Leggiamolo, perché dalle parole di Castiglione si capisce meglio che da qualsiasi altra. Castiglione dice: «Crediamo più alla tua opinione che alla nostra propria, e che sia il vero, non è ancora molto tempo, che essendo appresentati qui alcuni versi sotto il nome di San Nazaro, a tutti parvero molto eccellenti e furono lodati con le meraviglie ed esclamazioni. Poi, sapendosi per certo che erano d'un altro, persero subito la reputazione e parvero men che mediocri. E cantandosi pure in presenza della signora duchessa un mottetto, non piacque mai, né fu estimato per buono, finché non si seppe che quella era composizione di Josquin des Prez».
Dopo Castiglione, anche un teorico tedesco, qualche decennio dopo, afferma: Josquin ha scritto più mottetti da morto che da vivo. Le ultime notizie su Josquin a Milano risalgono all'11 e il 12 febbraio del 1489, in cui viene registrato come Cantorem Ducalem, ed era probabilmente in questa cappella, cappella sforzesca del castello sforzesco di Milano, il luogo in cui lui svolgeva parte della propria opera. Josquin però già da qualche anno, al seguito di Ascanio, viveva in una sorta di pendolarismo, potremmo dire, fra Milano e Roma. Proprio nel 1489, subito dopo aver lasciato la Cappella Sforzesca, entrerà al servizio di Innocenzo VIII a Roma, nella Cappella Papale. Lì si aprirà un nuovo capitolo della sua storia, un capitolo determinante. Sono gli anni nei quali Josquin, da grande ma ancora non del tutto riconosciuto compositore, diventerà il più grande, il più famoso compositore dell'Europa dell'epoca. È il 1502 quando Ottaviano Petrucci pubblica il suo primo libro di messe e lo dedica interamente a Josquin. Un libro storico, perché è il primo libro monografico a stampa nella storia della musica, ed è il primo libro che pubblica le parti staccate, le cosiddette parti staccate, cioè dei quattro piccoli opuscoli in cui ogni cantore aveva la propria linea. Non è un caso che Petrucci si riferisca a Josquin per essere sicuro di avere un buon volume di vendite. Negli anni che sono passati dal 1489 al 1502, Josquin si è imposto come il più grande nel suo campo. A Roma lui ha subito l'occasione di mettere mano a due opere straordinarie, le due messe sul tema dell'Homme Armé, la Super Voces Musicales e la Sexti Toni, che non casualmente aprono e chiudono quel famoso libro, quello storico libro di Ottaviano Petrucci. Ciascuna delle messe di Josquin des Prez può essere adoperata come spunto per approfondire aspetti della sua scrittura, la sua tendenza a simboleggiare attraverso queste grandi costruzioni polifoniche aspetti della teologia. Pensiamo per esempio alle due messe sulla melodia dell'Homme Armé, dove la figura dell'uomo in armi è simbolo delle armi di cui l'uomo di chiesa deve dotarsi per combattere contro i peccati e le tentazioni. Pensiamo alla Missa Gaudeamus, pensiamo alla Missa Las Fairami, che è stata variamente interpretata a partire dalle sue caratteristiche tecniche e dalle circostanze particolari dell'ambiente romano all'interno del quale nacque. Pensiamo anche alla Missa de Beata Virgine, che fu considerata da diversi compositori paradigma di forma e di espressività. Thank you.
Un ulteriore esempio dell'elevato livello a cui è giunta l'arte di Josquin durante gli anni romani è il meraviglioso mottetto Illibata Dei Virgo Nutrix, nel quale il compositore nasconde la propria firma nei capoversi della prima pars. Questa tendenza, questa volontà di firmare la propria arte in Josquin si vede proprio a Roma all'interno della Cappella Sistina. La cantoria della Cappella Sistina, il piccolo coro che sta sospeso a metà della cappella, nasconde infatti la firma del compositore in un graffito che lui praticamente fece con un chiodo o con qualche oggetto metallico sul muro, ed è l'unica traccia che tuttora ci resta della sua scrittura. Nel 1502 diverse testimonianze parlano di Josquin presente alla corte del re Luigi XII in Francia. Le testimonianze sono legate soprattutto al fatto che in Italia si sta pensando di farlo tornare. È soprattutto una città che sembra volere la sua presenza, ed è Ferrara. I dispacci degli ambasciatori ferraresi presso la corte francese sono piuttosto divergenti. C'è chi scrive che è meglio non chiamare Josquin perché non è di buona compagnia con i colleghi e chiede troppi soldi. Però si dice anche che scrive bene, meglio di Isaac, che sarebbe il suo contendente in quel momento. E si lascia la decisione al Duca Ercole stesso. Il Duca Ercole evidentemente sceglie invece di seguire altri consigli, quelli che gli dicono: guardi Duca, che se avremmo Josquin in città, la cappella del Duca sarà assimilabile a quella di un re, tanto è il livello del compositore. Ad aprile del 1503 Josquin arriva a Ferrara. Ci starà un anno soltanto, e anche parzialmente perché Ferrara sarà colpita in quel periodo da una grave peste che farà sì che la corte giri fra Ferrara e Comacchio per sentirsi più al sicuro. È un anno determinante però anche quello per la carriera del musicista, e forse in quell'anno che lui scrive la Messa Hercules Lux Ferrarie, anche qui gli studiosi non sono del tutto d'accordo sulla datazione, ma è sicuramente in quell'anno e su richiesta del Duca Ercole che Josquin compone quella che forse è la sua opera più sconvolgente, è il Miserere Mei Deus. Il Miserere è un mottetto che si può interpretare in tanti modi. Si può eseguire semplicemente guardando le note scritte. Si può però anche volere entrare nel mondo che sta tentando di descrivere, ed è un mondo di espiazione del peccato, ed è un mondo di analisi profonda della psiche dell'essere umano. Questa è una caratteristica fondamentale nell'opera di Josquin, è quello che lo fa distinguere da gran parte dei suoi contemporanei e che lo avvicina, non a caso, all'opera di Michelangelo. Thank you.
Dalle chanson ai mottetti, alle messe, c'è un aspetto della musica di Josquin des Prez che ancora oggi ci permette di essere qui a parlarne. Ed è, come dicevo all'inizio, la sua peculiare espressività, quella che permise a personaggi come Martin Lutero di dire: gli altri sono costretti a fare ciò che dice loro la musica, mentre Josquin dice alla musica cosa deve fare. Quest'arte intrisa di retorica, intrisa di un'arte del riuscire a ottenere dalla musica un effetto espressivo, quasi di mozione degli affetti, Josquin la pratica attraverso una rifinita poetica delle tessiture, cioè a dire di un modo di accostare le voci in polifonia, due alla volta, due più una sola, tutte e quattro, creando quasi una sorta di orchestrazione che muove la dinamica, l'agogia, l'intensità e che passo passo tende a prendere spunto dalle parole e dagli aspetti sintattici del testo poetico e del testo sacro per far sì che essi diventino discorso musicale in grado di carpire l'attenzione dell'ascoltatore e di produrre non soltanto ammirazione, ma anche commozione, cosa che poi porterà questo repertorio a trasformarsi dapprima in Italia nella lunga stagione del madrigale e poi a diventare punto di partenza per il secolo della teoria degli affetti, che nel Seicento porterà la musica a diventare scienza degli affetti tradotti in note, in ritmi, in gestualità, in movenze, col suono. La parola espressività è quasi parola chiave rispetto a qualunque discorso sia possibile fare intorno all'arte di Josquin des Prez, perché ciò che davvero fece la differenza tra la musica della generazione precedente, che era ancora informata da uno spirito, potremmo dire, semplicemente medievale, per il quale la musica è decorazione del silenzio, la musica per la generazione di Josquin, che ne è eroe e portavoce, è un modo di scrivere che tende a interpretare le parole, il loro senso, la loro semantica e a trovare in esse uno spunto espressivo, cioè che riesca a mettere in rapporto il canto con ciò che il canto deve suscitare su chi ascolta. Nei mottetti questo accade a partire da un tema fra i preferiti dell'epoca, il culto mariano. Gran parte dei mottetti di Josquin des Prez, così come di altri musici della sua generazione, sono mariani e quindi non stupirà trovare che testi come l'Ave Maria siano fra quelli maggiormente diffusi e fortunati nel repertorio, come un virtuosistico mottetto dal titolo Praeter Rerum Seriem, che illustra in maniera ancora oggi scioccante la meraviglia per il miracolo dell'Immacolata Concezione, mottetti come lo Stabat Mater, che inaugurano una lunga storia musicale intorno a questa sequenza che poi caratterizzerà il repertorio
attraverso una successione di capolavori e brani che appartengono alla storia della musica perché non solo furono eseguiti lungamente, ma perché a ciascuno di essi corrispondono decine e decine di fonti che hanno fatto di Josquin des Prez l'unico compositore che sia stato eseguito a quell'epoca, non soltanto durante la sua vita, ma anche lungo tutto il Cinquecento e addirittura i primi anni del Seicento, diffondendo la propria opera non soltanto nei paesi dove realmente ebbe modo di circolare, l'Italia e la zona franco-fiamminga, ma anche la Germania, che dalla musica di Josquin edificò gran parte del proprio repertorio che poi sarebbe penetrato nel barocco dell'epoca. Quando Josquin lascia Ferrara, torna nella propria città, forse natale, ma sicuramente città nella quale ha vissuto l'infanzia, a Condé. Diventa prevosto della collegiata di Notre Dame. Lì passerà gli ultimi 17 anni della propria vita e scriverà, continuerà a scrivere capolavori. E a quell'epoca a cui probabilmente possiamo attribuire opere straordinarie come il Praeter Rerum Serium, il Benedicta S e l'ultima sua messa, la Pangelingua. Messa che, come spesso vedremo nella storia della musica, diventa una specie di riassunto dell'opera di un compositore. È quello che farà in qualche modo l'asso con le sue lacrime di San Pietro, è quello che farà Palestrina col suo priego alla Vergine. In quegli anni Josquin scrive anche molte chanson, una parte fondamentale della sua opera. Gli vengono richieste da principi, da nobili. Una di queste chanson farà un po' la storia, perché diventerà il brano musicale preferito dall'imperatore Carlo V, al punto che sarà chiamata la canzone dell'imperador, ed è Mille Regrets, ed è proprio grazie a lui che la musica prenderà una direzione nuova. La musica comincia ad aderire completamente al testo, sia in quelli che poi verranno chiamati madrigalismi, ma soprattutto nell'atmosfera generale che comincerà a pervadere la musica. Il significato del testo non può più essere staccato dalla sua realizzazione musicale. Testo e musica diventano una cosa unica, diventano un'arte a sé stante nuova. Da lì nascerà quasi in automatico il madrigale. Ed è proprio un autore come Josquin che l'Italia probabilmente deve
quella che è la sua forma artistica più alta dal punto di vista puramente musicale e letterale, ovvero proprio il madrigale. Josquin morirà il 27 agosto del 1521 nella sua amata collegiata di Notre Dame a Condé, proprio sotto la protezione di quella Nostra Signora a cui lui ha dedicato alcune delle sue opere più significative. Il lascito di quest'uomo nella storia della musica è assolutamente sottovalutato. È come se noi misconoscessimo Michelangelo o Leonardo. È una falla imperdonabile nella cultura del mondo contemporaneo. Però chi lo sa che quando si celebrerà il sesto centenario le cose non siano cambiate. La statura di Josquin des Prez è tale da essere stata riconosciuta non soltanto dai musici stessi, ma anche dagli eruditi e da chi nel corso del Cinquecento e del Seicento iniziò a fare storia dell'arte attraverso storia di confronti tra un'arte e l'altra e di paragoni tra un compositore e l'altro. Quindi è quasi possibile dire che a Josquin dobbiamo anche l'inizio della critica musicale. Attraverso la figura di Josquin possiamo guardare alla storia della musica, alla storia dell'arte e definitivamente a un concetto interdisciplinare di rinascimento come dialogo tra le arti. Ce lo dice, fra gli altri, un erudito che si chiamava Cosimo Bartoli, il quale nei suoi ragionamenti accademici inserisce un passaggio che oggi vale per noi da invito ad ascoltare Josquin esattamente con lo stesso trasporto col quale viaggiamo per osservare le tele, le tavole e gli affreschi degli artisti più celebri del Rinascimento italiano. Bartoli scrive: «De, ditemi, per vostra fede, chi sono stati quelli che voi avete conosciuti per tanto eccellenti quanto voi mi dite? E potete lasciar da parte quelli che sono stati avanti ai nostri tempi, perché sarebbe un numero infinito. Che io so bene che Hockenheim fu quasi il primo che in questi tempi ritrovasse la musica quasi che spenta del tutto, non altrimenti che Donatello ne ritrovò la scultura. E che Josquin, discepolo di Hockenheim, si può dire che quello alla musica fosse un mostro della natura, come è stato nell'architettura e pittura e scultura il nostro Michelangelo Buonarroti. Perché siccome Josquin non ha però ancora avuto alcuno che lo arrivi nelle composizioni, così Michelangelo ancora infra tutti coloro che in queste arti si sono esercitati, è solo e senza compagno».